Ma è nata così come nascono un po' tutte le cose per caso, come ho scritto sulle brochure che accompagnano questa mostra. Io ho visto una pietra, stavo facendo dei lavori a casa mia in giardino, no? Ho visto una pietra che aveva delle sembianze di un viso umano, per cui l'ho presa questa pietra e ho cominciato a mettere in evidenza quello che già in nuce esisteva, un naso, un qualche cosa che mi raffigurasse l'occhio. Da quel momento mi sono perso praticamente, questo mio hobby è diventata una cosa travolgente nella mia vita. Nasce come pietra. Come pietra questa mia passione per la scultura, quando ho scoperto invece il legno, diciamo che la pietra in un certo senso l'ho abbandonata. E il legno, tutto quello soprattutto che proviene dal mare, durante le mareggiate il legno, il mare deposita sulle spiagge tantissimi pezzi di legno contorti, disidratati, con delle sfaccettature strane, perché io li prendo queste cose, li lavoro e faccio quelle cose che sono esposte qua in questa casa. Chiaramente dietro sollecitazione di mia moglie, dei miei amici, no, e devi fare vedere questa mostra, fai una mostra, mi sono convinto praticamente, questa diciamo che è la seconda mostra che io faccio, perché la prima è stata a Catania, patrocinata dal comune di Catania, al cortile Platamone, che ha avuto un grandissimo successo, Taormina praticamente me l'ha richiesta ed eccola qua fino al 28 di febbraio. Questo è anche Pippo Pattavina. Io concludo dicendo in questa mia brochure, in queste mie due note personali che scrivo, che non so più se sono un attore che fa lo scultore o uno scultore che fa l'attore. Diciamo che questa passione, questo nobilissimo hobby, si è sovrapposto un pochettino alla mia professione, tanto che, come potete vedere dietro le mie spalle, ci sono le marionette. Chiaramente le marionette sono un'espressione puramente teatrale, indubbiamente in queste mie opere c'è anche molto teatro, ma c'è anche molto di non teatro, ci sono anche delle sculture che nel teatro non hanno niente a che vedere. Questo qua era un pezzo di legno che aveva delle nervature all'interno, e questa la partenza e questo è l'interno, queste nervature. Io l'ho tenuta in mano per tanto tempo non sapendo che cosa farne. Poi mi è venuta l'idea, da questa nervatura, di tirarne fuori una figura di uomo. Per cui ne faccio uno disperato, e poi l'ispirazione me l'ha data questo, che adesso ne faccio una specie d'inferno, no? E tutte le figure sono tutte figure di gente disperata, questo. Questa qua interna, questa donna con i capelli che trattiene con una mano, questa specie di mostro che sta ghermendo tutte queste figure, con queste spalle poderose, il sedere, la mano. E qua c'è un serpente che sta divorando la faccia di questa dannata, un'aquila. E questa donna qua che ha per capelli proprio questi serpenti praticamente.